questo momento di omaggio ringraziamo intanto quanti si sono spesi, non solo la comunità parrocchiale, la diocesi, i portatori, la banda, e così come abbiamo condiviso un momento di pensiero, un pensiero in modo particolare a chi in questa stagione purtroppo molto brutta è andato via. Una stagione che non è ancora finita, dobbiamo essere prudenti, non è una raccomandazione che vuole mettere in difficoltà alcuno. Sua Eccellenza stasera ci ricordava che oggi, proprio in occasione della festa dedicata a Santa Madonna della città, Trapani si riscopre, il riferimento era anche all'approdo della nave con i migranti recuperati nel Mediterraneo. Non c'è stata alcuna invasione, nessuna nuova peste nella città di Trapani, scusatemi se lo dico fuori anche dalla diplomazia. Questo ci fa riscoprire una comunità con tutti i suoi difetti, le sue articolazioni, complessa, plurale, accogliente. Non si divide una comunità né dal punto di vista del confine geopolitico, non può essere divisa sicuramente per il colore della pelle. Peraltro il virus, scusatemi e chiudo, ha dimostrato che figli tutti dello stesso cielo siamo abitanti di un pianeta che è stato duramente colpito. Ecco, perché credete che anche la mia laica uno affidarsi non solo al Santo Patrono, ma soprattutto alla mamma che tutti riconosciamo, che è la Madonna di Trapani, e comunque mai laica la mamma, perché ci accompagni in un prossimo futuro fuori dalla pandemia in salute e, se mi consentite, anche in salute per l'economia e il lavoro, perché abbiamo bisogno, in questo senso dico, abbiamo bisogno di metterci in cammino con questa speranza, con questo auspicio. Buona festa di Sant'Alberto, sperando sicuramente che, un po' come i trapanesi hanno dimostrato la storia del tempo, sa reagire anche a questa peste, entro virgolette, pandemica, che ha portato tanti lutti e tanti danni ha fatto alla nostra economia. Grazie a tutti. Grazie. E allora, a nome di tutti, invoco ancora, anche qui nel cuore di questa piazza, in mezzo a macchine che vanno e vengono, una piazza che esprime proprio la vitalità della nostra città, qui invochiamo il santo, o glorioso Sant'Alberto, patrono della città e della diocesi di Trapani e nostro padre, ti supplichiamo di impetrarci da Dio la conversione dal peccato e dall'egoismo. Ti ringraziamo della protezione che hai sempre accordato a noi tuoi figli devoti e ti preghiamo di volgere il tuo rassicurante sguardo su questa città, sulla diocesi, sui confratelli del Carmelo, sulla Sicilia tutta, così che, liberati da ogni pericolo dell'anima e del corpo, possiamo vivere secondo gli insegnamenti cristiani ed essere un giorno ammessi benefici per Cristo nostro Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri, buona festa, buon rientro.